Cosa? Perché? Perché ci sono sempre paure di essere defraudati e questa è una delle tante, di essere derubati dei punti fuori e anche dentro casa. Per esempio tu lasci i punti della stanza e non li trovi più, ti dispiace perché poi perdi qualcosa. Derubati in casa poi è una delle paure profonde. Voi siete qui, a parte la paura di non trovare più l'autovettura, è quella che poi a casa vostra qualcuno stia derubando quel che voi avete accumulato, il vostro televisore al plasma, e se magari si mangia anche un panino che in cucina. Questa è la... Cioè non solo mi hanno rubato, capito? Sono entrati e hanno fatto il comodo loro, hai capito? Per questo chi è proprietario di casa, ma anche chi non è proprietario di casa, si organizza. Io per esempio ho comprato casa, sono diventato proprietario, ho comprato una casa da coso, quello che non vende sogni, ma quello da coso. Ma solide cose, quello là, quello che io man mano gli telefonavo, facevo una riga dei capelli. Ho comprato una casa su carta ed è stata la promessa è stata garantita, che è rimasta su carta, tutta di cartongesso, ma bella, perché piccolina per carità, ma bella, piccola piccola. Numero civico è mio, ma quando apro la porta sto a casa di un altro, ma c'ho il passaggio, posso entrare in camera mia, bellissima, piccola, con letto verticale. Io mi aggancio così, dormo tranquillo, mi sveglio già alzato, per dire che è la cosa stranissima, e faccio diciamo il mio comodo, le cose. È chiaro che ho dovuto, essendo padrone di casa, organizzarmi, perché non è che puoi così stare in casa. Ho chiamato questo mio amico che è allarmologo, Salvatore, e Salvatore mi ha detto dobbiamo mettere dei sistemi di antifurto sofisticati. Ha preso un sistema comprato su Porta Portese, bellissimo, perché è tutto coreano, costa poco, e dei sensori proprio a contatto sulla porta d'entrata, che è la stessa d'uscita, che diventa finestra, è una porta finestra, quello è porta tutto, diciamo così, e li ha messi tutti i sensori. Quando qualcuno scardina, entra, suona questo allarme, e non solo suona quando si apre la porta a contatto, ma poi c'è un altro percettore che a microonde, che ci sono di queste onde che riconoscono, sono micro, quando entro io fa lui e lui e lui e non suona, se entra un altro è un altro, è un altro, è un altro e suona. Poi con una spesa in più ha messo dei microsensori che captano la temperatura corporea, sono stati tarati a 36 gradi e 6, e quando il ladro entra suona. E io ho detto, se il ladro ha sangue freddo all'andata, ma ritorna rovistato tutto, è sudato e suona. Poi hanno altri sensori, questo allarme, c'è altri sensori, sotto il pavimento che è tarato a 50 kg. E io ho detto, se il ladro è secco, all'andata, ma ritorno col televisore, suona, e scatta questo allarme interno di 300 decibel e uno esterno di 6.000 decibel con ultrasuoni. Cioè, sono gli ultrasuoni che non sono percettibili da orecchio umano, ma dai cani, i cani che latrano, i cani latrano e i latri non canano perché non gliela fanno, capito? E scatta subito una telefonata alla questura più vicina, che avverte le questure più lontane, che chiamano i carabinieri, che avvisano la forestale, e con le pattuglie vanno nelle foreste, con walkie-talkie avvisano la guardia costiera, che con le motovedette vanno al largo. Quando sono in pieno largo dicono, ma che stiamo a fare qua? E tornano tutti indietro, e la prima guardia giurata libera fa la denuncia contro ignoti. Allora io ho detto a Salvatore se non conveniva fare subito la denuncia contro ignoti. Lui mi ha detto, no, è un iter, bisogna farsi rubare, è la prassi, è la legge, perché in Italia c'è la legge che va rispettata. Infatti c'è questo disegno di legge, che non è una vera e propria legge, è un disegno di legge, perché in Italia si fanno i disegni di legge, il Parlamento fa i disegni, fa proprio i disegni. Loro, mentre uno parla, chi si addormenta, chi va con l'amante, e se no, chi sta lì fa questi disegni. Questi disegni vengono poi presi, vengono messi in una mostra, il più bello vince una settimana a Gardaland, e tant'è vero che il disegno più bello ha vinto una settimana al Limone sul Garda per due persone, mezza pensione, con l'ingresso gratuito. Ed è bellissimo, perché questo disegno che cosa dice? Dice che tu cittadino, se trovi un ladro in casa che ruba, perché se non ruba lo trovi in casa e dici, scusi, lei che faceva? Dice, io vedevo la televisione. Scusi, dice, mi perdoni, se faccio un caffè. Ma se il ladro ruba, cioè che tu lo trovi in fragranza di reato, che lo senti che il ladro è fragrante perché lo tocchi, che è scrocchiarello,
Allora lì per legge a livello verbale gli puoi dire le peggio cose, e se, per legge, e se lui si offende e ti spara 25 colpi, allora tu per legge puoi offendere anche la madre e la sorella, e se lui per legge ti spara la seconda sventagliata, che per legge non può superare i 30 colpi minuto, allora tu puoi prendere la tua pistola a uso difensivo personale, che per legge deve essere denunciata, smontata e riposta in loco sicuro in un armadio a doppia chiusura. Quindi tu al ladro gli dici: ah, mo tocca a me, mo rido io, fra una mezz'ora ritorno. Tu vai giù in cantina, fai la respirazione yoga, om, perché c'hai le fregole, non ce la fai a aprire la cassaforte, om, dopo 20 minuti apri la combinazione, prendi la tua pistola, che per legge deve essere sì smontata, ma deve avere la punta rossa, che il ladro deve vedere che la tua è una pistola giocattolo, tutta fosforescente con l'acqua dentro, e in quel caso tu per legge puoi sparare anche un colpo in aria, con la bocca, boom! E lui non ti può neanche denunciare. Pensa a che livello è arrivata la legge, tante volte, no? È chiaro, però anche tu come padrone di casa non è che puoi abusare, è perché poi c'è l'abuso di legittima difesa. Un amico mio che aveva un appartamento ha abusato, c'aveva un appartamento abusivo, e lui, solo perché aveva subito un furto in appartamento, chissà chi si credeva di essere. È venuto da me, mi ha detto: ah, lo sai che ho subito un furto in appartamento, e io ho detto: te lo credo, perché avevi un appartamento, se tu l'appartamento non ce l'avessi avuto, il furto non lo subivi. Ah già, pure questo è vero. Allora, cioè adesso cosa devo fare? Cambia casa, gli ho detto io. Ah, è vero, hai ragione, mi ha detto lui, mi comprerò una villa. No, perché esistono i furti in villa. E allora gli ho detto: comprati una baracca, perché non si è mai sentito furto in baracca. No, lui capoccione, mi comprerò una villa, e quello è reato, è istigazione al furto, tu ce lo sai, te ce la compri, e allora sei penalmente perseguibile. Tanto è vero, l'hanno arrestato, è andato in galera, poi grazie a Dio con l'indulto è uscito lui, con tanti amici, è uscito, ha fatto il rogito e ci è andato ad abitare. Ora io dico: santo ragazzo, non vuoi subire un furto in villa, non ci andare ad abitare, non ci metti le porte, le finestre, i termosifoni, e quelli vedrai i ladri come entrano, così escono. No, ha messo le inferriate, i termosifoni, l'argenteria, e ci è andato ad abitare. Chiaramente i ladri sono arrivati, no? Quelli quando promettono una cosa poi la mantengono. Non erano ladri italiani, erano ladri stranieri, perché di ladri italiani non ci sono più, che si sono fatti tutti eleggere. E allora, i sindacati confederati, i CIS, CIS e CIS, capitanati da qui, qua e qua, sono andati dai ladri stranieri. Gli hanno detto: ladri, volete venire a lavorare in Italia 36 ore lavorative col TFR e lo scivolo? Loro hanno detto: se c'è lo scivolo veniamo, ci divertiamo tanto. Benissimo. I sindacati hanno dato lo scivolo e gli hanno detto: mi raccomando, non ci facciamo riconoscere. Loro dicono: no, abbiamo il passamontagna. Sono arrivati questi ladri stranieri di fronte a questa villa. Non erano di madrelingua, perché la lingua non la conoscevano, la madre era lontana, erano un po' spaesati. Sono entrati con i Kalashnikov e hanno intimato: «Bushna traviasna kotra, zratra voshna bratrava kietra, buravra neshnadra». Questo mio amico, che non conosce la lingua perché è ignorante, la legge non ammette ignoranza, secondo reato, istigazione al furto, ignoranza, al terzo reato scatta la galera. Meno male che i ladri erano padri di famiglia e hanno attappato la bocca. Zitto, zitto, non ti compromette con i sindacati, che qui andiamo in galera tutti quanti. L'hanno nastrato. L'hanno nastrato, l'hanno incaprettato con questo nastro, che poi il nastro era finito, che era mezzo, e gli era rimasta una gamba libera, e l'hanno messo da una parte e hanno iniziato a rubare, in quanto erano nell'obbligo delle loro funzioni. Beh, questo mio amico dall'angolo li ha guardati brutto tutta la sera, che per carità i ladri hanno rubato, ma con un'angoscia nel cuore, come per dire: non si può stare a lavorare con l'occhio del padrone sul groppone tutto il giorno.
per carità, a rubare hanno rubato, hanno svenduto la refurtiva, il giorno dopo sono andati ai sindacati, gli hanno fatto l'avvertenza a questo mio amico e i sindacati, pur di fare un'avvertenza a qualcuno, hanno brindato col brachetto e questo mio amico è stato denunciato a piede libero, anche perché era l'unica cosa che si muoveva, e gli hanno dato 7 anni per eccesso di sguardo, perché vabbè che vabbè, ma non puoi guardare una persona con 2 occhi così, è reato. Questo per dire che la legge non guarda in faccia a nessuno. Ora è chiaro che è meglio prevenire che curare. E io come prevengo i furti? Con sistemi antifurto. Prima cosa, per esempio, ho cambiato il portone blindato, che era da capitolato. Io lì ho capitolato e ho detto bisogna cambiare il portone. Ho messo una porta corazzata di una ditta russa, Potionchi, una bella porta, una lamiera 20 decimi davanti e 50 decimi di dietro, perché mi hanno detto che di dietro è meglio corazzarsi un po' di più, un'usanza russa, non ho capita. E poi ho cambiato la serratura, perché io prima avevo una serratura accisa, quella normale, a 4 mandate, e ogni mandata il chiavistello avanzava di 20 centimetri. Alla 4ª mandata il chiavistello mandava a chiudere anche la porta dell'architetto, il mio vicino, il quale mi faceva, ma che fa, chiude pure me, adesso devo andare via. Allora io ho chiamato subito il fabbro ferraio, ho fatto levare subito la serratura accisa e ho messo una serratura antiscasso sotto, un antitrapano sopra e al centro ho messo una serratura a riconoscimento digitale. Pensa, e riconosce le impronte digitali, che è sofisticata. C'è un microchip all'interno che dialoga con un microchop all'esterno e in questo dialogo si riconosce, mi dice sì, fallo entrare, capito? Perché mi riconosce, è una serratura bellissima, ad acciaio al tungsteno, è stata lanciata da poco sul mercato, c'era sto mercato pieno così, è stata lanciata sta serratura e infatti è stata testata su uno che è uscito pieno di sangue e ha detto sì sì, mettetela, mettetela, se lo dico io ci potete credere. È costato un occhio della testa a questo qua, comunque io l'ho messa e riconosce le impronte digitali, che io faccio tra tra, mi riconosce e entro. Tante volte dormo sul pianerottolo perché non mi riconosce, io faccio così, tra tra, non mi riconosce. Io ci riprovo, tra tra, non mi riconosce. La colpa è anche un po' mia, perché siccome a me piacciono molto i supplì e le crocchette di patate, con le dita unte d'olio non mi riconosce. Riconosce la pizzeria dove l'ho prese, ma a me non mi riconosce, che è strana sta cosa, se tu ci pensi, no? Ora...